nel gruppo con Giuseppe Palumbo c'erano Leo Ortolani e Alessandro Vitti. Ortolani è l'autore di Ratman e possiamo vedere nel suo carnet infatti apparire il suo personaggio insieme ai suoi, diciamo, compagni d'avventura in una veste che in qualche modo cita sia il Signore degli Anelli che il Mago Merlino e comunque tutto il mondo fantasy, perché ovviamente questi castelli e questi ambienti fanno pensare ad antiche battaglie, a draghi volanti e a magie da scoprire. E in questo carnet in fondo c'è appunto una storia tutto sommato nascosta, mai vista prima, di Ratman.